Insieme Guido Caprino, Raffaella Rea. Sì. Sì. Allora, siamo qui per parlare e presentare Sotto Copertura. Qui abbiamo alla nostra destra il boss Antonio Iovine, alla nostra sinistra invece la poliziotta Rosanna. Io parlo di Rosanna, però lei parla. Perfetto, direi che è fantastico. Allora, Rosanna è una poliziotta vittima di... Vabbè, già ho detto troppo. No, in realtà invece io ti correggo subito, perché Rosanna non è vittima, anzi, Rosanna è una donna forte. Sì, no. Che tra l'altro dà un apporto femminile alla squadra, perché oltre a stare sul campo lei è un po' l'analista, per cui fa funzionare il cervello e le donne lo sanno fare benissimo, sì. Mette insieme i tasselli. Esatto, usa la logica e quindi dà un apporto fondamentale alla cattura di Iovine. Tra l'altro, insomma, lei all'interno di questa indagine perde anche l'uomo che ama, da cui aspetta un bambino, però nonostante questo... Beh, non è rivelato tutti... non c'è più sorpresa. È sempre il come che fa la differenza, te l'ho detto anche io prima. Tanto al finale lo conosciamo. Sì, ma questo non lo sapevate, io vorrei eliminare questa parte che mi ha fatto un danno, devo anche denunciare la Rai. Dai, lo taglieremo, lo taglieremo. Ci manca solo questo. Invece questo boss com'è? Questo Iovine, detto Oninno. Com'è? Oninno. Non lo chiedo, com'è? Com'è? Allora dite voi com'è. Sì, ma se lo raccontiamo noi non frega niente a nessuno, capito? Lo racconto io. Vabbè, allora Raffaella Re. No, ha avuto un compito molto difficile, perché è vero che è un personaggio realmente esistito, ma dicevamo prima che essendo un latitante per lui non si è saputo, su di lui non si è saputo niente per tanti anni, cioè non è un personaggio questo raccontato storicamente. Se non ci fossero le donne, però. Questo dicevamo prima. Noi leggiamo il mondo. Ma ti sei immaginato un attimo Guido chiuso in un covo, sì, a no, vivere? Sì, quello che ho fatto era proprio sull'ossessione, sulla gastrofobia, sul rimanere intrappolato con se stesso. E com'è stato? Com'è stato? Gastrofobia. No, però il risultato è, insomma, ha fatto un ottimo lavoro. No, questo. Tu non l'hai visto, stai. Però io ti ho visto per quella. Basta che non giriamo mai insieme nel bugiardo. Vabbè, sì, ci lasciamo così.